If you like Mutual Video, you will love Mutual Life. Link in the description below. Allora, fermi tutti qui, dobbiamo fare il primo piano, no? Il primo piano come si fa a fare? Compro due mucche belle. Oddio, ma no, sembra che tipo stiamo chiamando le ragazze. Però vabbè, spererei non fraintendano. Bru... Ah, ma perché inciampo io? Ma che ho fatto di male? Oddio, no, come ci sono finito qui? Bro, ma che vento tira lassù, cazzo? Allora, come faccio a mettere la terra? Devo fare un doppio pavimento, giusto? L'acqua sotto la mezza slab si può andare? Tutto bene? Ma sì, voi tutto bene? Eh sì, stiamo un attimo esplorando. Ma che è successo? Abbiamo sentito un'esplosione poco fa. Porca miseria, madonna, ma com'è possibile? Ma no! Io non ce la faccio più, io non ce la faccio più. No, lasciatemi qui agonizzante. E siamo a due? Alla tre sblocco tutta la carta fedeltà. Aiuto. Da posto? Mamma mia, mi fate venire un calore quando arrivate insieme che mi vengono le vertigini. Ma in che senso, mi scusi? È il vento, come si dice in termine? Vento. Ecco, vento. Vedi, vento, non mi veniva in mente. Come bene, siamo qua sopra praticamente a esplorare, però abbiamo sentito un'esplosione fortissima. Ma dove? Sì, siamo affacciati, abbiamo visto l'esplosione con due signori. Ah no, ma cose tranquille. Tra amici ogni tanto ci facciamo saltare in aria. Ah ok, tutto nella norma. Ma quindi. Sì, sì, ma li avete già conosciuti? Siete già andati alla locanda? No, non ancora. Ma vi porto se volete. Ma andiamo. Andiamo, andiamo. Volentieri. Venitas, venitas. Locandiere? Danzato. Chi è? Proprio lui. Dalla porta dei clienti. È buso. E dove devo andare? È dall'altra parte. Ah, ok. Fate venite, venite. Va bene, andiamo. Salutate Giacomo. Salve. Buonasera. Salve. Salve. Perché ti è arrivata la freccia? È il coso, è il coso. Salve. Che cosa è sta cacciara? Allora, ho portato queste due in segno di pagamento. Vorrei un'accetta diamante. Tu avresti portato due signore assolutamente no. In cambio di un... Ma non per forza un'accetta. Comunque, se c'è qualche missione bella. Attualmente non ci sono missioni. Cazzo. Allora niente. Se... Però se vuoi puoi togliere i piedi al bancone, magari. Signore, vi lascio in buone mani. Non è per niente violento. La ringraziamo allora. Molto, molto gentile. Ti ho detto di togliere i piedi. Io sto per chiudere tutto qui. Ah no, le mucche, minchia. Ecco qui, le del mucche. Cibo offerto. Grazie. Grazie. In omaggio della locanda. Ma ci mancherebbe pure a te. Che bel benvenuto. Ma cazzo, a me non mi hai mai detto niente. Tu devi lavorare. Ah, locandiere, no. Posso fare una domanda? Mi faccia pure la domanda. Prima che lei chiuda, io volevo acquistare, se possibile, due mucche. Mm-hmm. Volevo acquistare due mucche delle mie preziosissime vacche. Come? Mammellone, vaccone. Possiamo vedere anche noi le mammellone? Certo. Tu vorresti acquistare queste fantastiche mucche? Guarda qui. Minchia, questa è una mucca tutta bianca, eh? È parzialmente scremata. Porca. No, è possibile, quindi. Ma che bello. Ma so c'ha chi. Ma va che mammelle che sa questa, ma è stupenda. Quanto me la fai? Allora. Adesso non posso vendere niente perché devo levare le maroni. Porca boia, porca boia. Quanto posso ritornare dopo, qui? Più tardi, dopo non so a che ora. Il trattamento si farà in oro. Va bene, dopo ne possiamo riparlare. Va bene, allora la lascio andare, signor locandiere. Arrivederci. Aurevoiris. Ma quindi, la casetta? Mi sa che ci posizioneremo là sopra, su quella montagna. Di fianco a Reggio Puglia. Sono dei tipi un po' strani, sì. Le riconosce? Ah, un po' strani. Ragazzi, qui dovete fare amicizia. Come mai? Dovete fare amicizia con le persone giuste. Tipo, vedete quello lassù in alto? Sì. Ecco, sì, state sì. Assolutamente alla larga. Vedete quello lassù in alto con la bandiera di Napoleone? Sì. Ditemi che, dite che lo state sentendo, vero? Ok, l'ho sentito anch'io. Molto bene, siete testimoni e non sono pazzo. Io sono 4-5 giorni. C'era un uomo dietro quell'albero. Ok, allora lo vedete anche voi, cazzo. Ma è la prima volta che lo vedo. Era là dietro. Ma dove? Dove? Un'altra cosa che succede a Pandora sono queste cose qui. E solo io sembra che le vede, ma invece anche voi, quindi. L'ho appena visto, era proprio là io dietro. Io non l'ho visto, ma dove? Sì, era là dietro. Era là dietro, dietro quell'albero, dietro quest'albero qui. E andiamo a vedere. No, come andate a vedere? Come vedere? Ma sei pazza? Sei fuori. Ecco. Dietro. Bandana, facci tu. Io. Sì, sì, hai bandana, una spada vai. E sei palesemente no, con più palle di tutti noi. No, io ho un seme. Tu hai la spada diamante, io ho i semi. Io ho delle carote. Vai tu allora. Io delle patate cotte. La patata vince. Era tutto nero o era bianco? Tutto nero. No, io quello nero non l'ho mai visto. Ecco. Oh merda. Dov'era? Era qua. Vai. Ah, ma era un ragno. C'è l'Enderman laggiù. Ma era un Enderman? Ma siamo così stupidi? No, c'è stato un uomo nero che è sbucato da questi alberi tre volte. Allora, motivo più per costruire la nostra abitazione, cosa dici, signorina? A meno che non ho le allucinazioni. Io proprio direi di farlo proprio in quella montagna vicino al mio palazzo. Credo che sia uno dei posti più safe di tutta questa zona. Perché vedete, no? Qui è pieno di mostri, lassù invece è zero. Mi raccomando, non ci spii, nel senso che magari potremmo, capito, no? Ho la faccia da persona che spia delle signorine tramite un palazzo gigantesco? Sì, mi dà quell'impressione. Però ci fidiamo, va bene? Vabbè, l'importante è fidarsi, vedi? Va benissimo. Allora, buona costruzione. Grazie anche a lei. Mi raccomando, non cada. Assolutamente. Oh.
Posso dirvi una roba? Ma quanto è bello! Bro, si vede l'80 geometra. Allora, non le finestre, le slab. Allora, qui dove verranno la prima coltivazione. Come la faccio? Metto la terra di fianco, nel mezzo l'acqua e poi sotto mettiamo altre slab per non farlo vedere. Qui si copre, belli, no? Qui l'acqua si ferma. Ok, lì tocca rafforzare, giusto? L'acqua la dobbiamo mettere dopo, fermi tutti. Fra, ma sai che non è malvagio, vero? Che non è malvagio? The next day. What the fuck? Buonasera, salve. Oh, non salve. Sì. Sì, sono io. Buongiorno, no, lei è troppo borghese per i miei gusti, se ne vada. Questo qua non è mica il suo territorio. Ecco la protezione della chiesa. Mi sposi il dito. Porca troia. Di tanto rincrocchia. Non ho capito, ma borghese perché ha quello l'orologetto sul coso, il papillon. No, come il papillon? È un orologino. Può posare quella cazzo di pistola, per favore. Da quando hanno ucciso mio fratello sono troppo allarmato. Ah sì, Goldo, giusto? Ah minchia, è morto, vero? Mi puoi un attimino aggiornare su questa cosa? Perché io mi sa che ero tipo in villeggiatura per lodare il dio delle qualcosa. Allora, Scampia ci hanno rapinato. Dopodiché siamo stati in chiesa e ci siamo sposati. E poi Goldo è morto sotto la mano di non so chi. Quindi lei si è sposato con Goldo? Con mio fratello, sì. E questa cosa non le sembra strana neanche un pochino da dire, tipo? Cioè, non siamo in Alabama. In minigonna, quindi che cosa vuoi? Allora, a parte il fatto che un kilt si deve portare a rispetto, punto. Allora, primo. Adesso vediamo se riusciamo. Bari! Patata. Viva la figa. È tipo stai litigando e improvvisamente baci in bocca il tuo nemico, tipo lui è annichilito, esatto. Non sa cosa fare. Poi dici Catanzaro e poi ti spogli e la gente non capisce, capito? Esatto. Prima di dirli dopo volevo mostrarvi un attimino una cosa, se è possibile. Potete seguirmi? Sì. No, allora vi spiego, in realtà ho trovato una campana e quando la premo succedono delle cose strane. Ma e strane tipo? Paura. E adesso ve lo faccio vedere. Aspettate. Oddio, guarda, l'hai visto? Non vedo niente, ma che sta succedendo? No, visto niente. Beh, aspetta, però mi è cresciuto un pochino il pisello, prova a rifarlo. Lo rifaccio. Mi sta crescendo. Continua. Oh, forse stasera non si va in bianco. Oh, vedi? Oh, lo fa di nuovo. Udite. Non sono io. Me sta diminuendo invece. Lei sta rubando centimetri. I miei già pochi centimetri, oh, però. Qui. Oh, fuck. Non smettetela di parlare dei vostri piselli. È il cadavere, il fantasma di mio fratello che suona la campana dopo che la suono io. Goldo, sì. Sei qua, Goldo. Bra. Che Goldo sta parlando. Buonasera, che c'è? Porca di paura. Buonasera. Di cosa sono ste cagate qua? È il dio della strada, è passato di qua. Capisco. Io che pensavo che fosse stata lei con il... Sì, ecco. Ho capito ora. Ma il lituano che lingua è? Cioè esiste tipo? Direi no, di sì. No, è inventato ovviamente. No, cioè no, i lituani parlano il lituano o tipo un'altra lingua? Lituano. È bello che sembra una cagata, ma effettivamente in Brasile non si parla il brasiliano, si parla il portoghese. Quindi la domanda di per sé non è proprio. Grazie. Tipo il Vaticano non parlano... Il Vaticano. Ecco, ma... vedi. Pensavo esatto. Che parlassero il cittadino, cazzo. Pensa un po' te. Mm. Comunque, cosa stavate facendo qui? Allora, io vorrei il pezzo arrivato. Di ferro del signor Poldo. Oddio, a quanto pare che ci sta picchiando. C'è una campana direttamente Goldo, connessa lui. A From Hell. Perché a quanto pare ci sono tipo una roba spiritica, signore. Goldo, Vicky, c'è lo spirito di Goldo che si sta manifestando tramite la tua campana. Sento un bro nell'aria. Io non lo sento, signor Poldo. Lei è sicuro? Oddio. Goldo. Un po' di mal di gola. Questo era proprio lui. È proprio lui. Un po' di oggetti. Ma il portale è già stato aperto? Qualche sì. Portale? Il portale per andare nell'aldilà. A me questa campana non mi sembra che stia facendo niente di particolare, eh. Perché non è... Ma... What the fuck? Oh my god, è morto! La signorina Vicky è stata presa da un'ulcera fulminante. Ma fulminante, cazzo. Goldo è diventato cazzo. Ma è saltato in aria! Goldo, we are gonna have the bad Goldo. No! No, signorina Vicky! Che cazzo è successo? Ma signorina Vicky... È Goldo. Ma non accadere, non si strascini. Cosa sta facendo? Mi aiuti! Ragazzi, qua la situazione è pericolosa. Dobbiamo trovare Don Mollu. Ma scusi, ma io non vedo i paramenti che rappresentano. Posso alzare? Non siamo della stessa... Mi serve un po' di cibo. Tutti alla chiesa. Cazzo, cioè no, va bene, non è la tutti in chiesa. Grazie. Puttana di quella trota. Ma perché un pezzo di ferro nell'inventario? Fico. Puttana Eva, Poldo, adesso chiesa, ti ragazzi, sbudello, in chiesa. Adesso ti sbudello, Poldo, quanto è vero il dio lupo. Stai fermo.
Non mi entri nella mia chiesa a caso. No, bisogna io fare volevo un po' sapere di caso una cosa in chiesa, importante. No? Devo far tornare in vita mio fratello Goldo. Io so che è qui, io lo sento nell'aria, sento dei bra che... Signor Berro, gli dia una mano, su! Ma non ha delle prove un poco più tangibili di ho suonato una campana? Io non l'ho mica sentito questo. Non ho visto, Vic, che è stata annientata. Come vi posso aiutare, signori? Posso aiutare? Io non ci ho capito un cazzo. Secondo me dobbiamo consultarci con qualcuno esperto. Però Goldo ha ucciso Vic, è un chiaro e segno esposizione di misoginia. Signor Goldo, ma no, sì, ma sì. Quelle ma no, no, sicuramente Goldo. Non è in El, cioè se noi adesso proviamo a evocare il suo spirito non apriremo mai un portale. Fratelli, bentornati in chiesa finalmente tutti insieme, per favore. La messa è finita, Mollu, ho bisogno di parlarle. Aspetti un secondo, fratello Mollu, ascolti, il signor Poldo qui vicino mi ha detto una cosa allarmante, per non dire addirittura preoccupante. Il signor Poldo stava dicendo che sente la presenza del suo defunto fratello, nonché sposo, che ancora gli parla dall'al di qua e al di là e al di su e al di giù. Dove lo sente, Poldo? Nel culo? Guardi, Don Mollu, allontanatevi tutti dalla campana. Molto distanti. Ok, adesso la userò. Sì. Non è successo niente. Potrebbe essere lo spirito di Goldo che non è riuscito ad andare avanti. Metta subito qui sull'altare la sacra campana. Signor Franzo, per favore, iniziare a registrare. Scegliere attivate. Attivate. Risurrezione di Goldo, scena 1, Chuck si gira. Don Mollu, dobbiamo farlo tornare in vita. Dov'è Goldo? È morto. È proprio da qui. Rifacciamo pure il funerale. Per cortesia, sono dei vostri posti originari. No, sì. Allora, aspetta. Don Mollu, dobbiamo far tornare in vita Poldo. Goldo, cazzo. Partiamo di nuovo da Poldo, che va da Don Mollu a dire che Goldo è ancora vivo. Jack 3 si gira. Don Mollu, dobbiamo far tornare in vita Goldo. Come facciamo? Non lo so, è lei il prete. Dovrebbe saperlo lei. Se non altro, se effettivamente era vivo ed è stato sepolto, cioè diciamo che questa è una situazione piuttosto incresciosa, ecco. Allontanatevi dalla campana subito, immediata subito. Oh mio Dio. Signore della campana, si palesi, suoni la campana. No, mi sa che non risponde a se lei, morto, risponde solo a me. Se è morto, prova, Poldo. Oh! E una? Non mi sembra che succeda niente. Signore della campana. Ma abbiamo detto quante volte. Ma non c'è. Una basta. L'ho fatto. Oh my God. Lei è un defunto? Ma batta una volta per sì, due volte per no. Beh, se non fosse defunto. Tre volte. È il prepuzio. Quindi, di Gesù? Che non è non né di qua né di qua. Né vivo né morto. È in un terreno. In mezzo ai mondi. Bisogna andare a recuperarlo. Dobbiamo demorbizzarlo. È nel purgatoio. Non niente del catechismo. È nel purgatoio, signor Mollu. Esiste solo il paradiso del dio lupo. Che sia lì. Posso assicurarvi. C'è un gelataio. Salve, non sono un gelataio. C'è un deportato. Ma che cazzo di vestitino che sfigato c'hai? No, mi sono messo il pigiama così. Ma che carino, Gianco. Scusi, lo vuoi visto. Che carino il pigiamino. No, è bellissimo. Venga qui, venga qui. Se vi state chiedendo perché sono in pigiama, è perché sono pronto ad addormentarmi. Veramente non ce la stava. Tutti seduti, sedetevi. No, copyright. Ma quello è lo scudo del Napoli. Ma che copyright la tarantella? Ma allora si poteva fare lo scudo del Napoli? Non puoi assolutamente competere. Non puoi assolutamente competere. Ma dove andare? Ora che abbiamo detto tutto quello che bisogna dire. Si va in scena. Mollu parla al pubblico, ciascuno si gira. Siamo qui riuniti oggi per il mistero della campana e del signore della campana. Poldo dice di aver sentito suo fratello e marito ormai defunto Goldo. Marito? È vero. Spieghi alla plebaglia cosa è successo. Oggi mi sono accorto che delle femmine si sono stanziate a Reggio Puglia. Ero così adirato che sono andato a cercare un'altra femmina. Anni? Ma non l'ho trovata perché la signorina Anni? Vic. Non ne ho idea, non le ho ancora viste. La signorina Vic non c'era. Al posto della signorina Vic c'era questa campana. E adesso vi farò vedere a tutti voi il vero potere della campana. Ce lo dimostri. Non è successo niente. Aspetta, voglio spiegare. Avete visto? C'è un rintocco.
qualcuno risponde. No, noi basta sparare alla santa campana. Qualcuno ha risposto. Io non ho sentito niente. Alla campana interdimensionale. Non ha sentito Tiar? Non ho sentito. Però adesso questo c'è schiaffo. Adesso non si sente niente. Ah, tutto silenzio, niente. Magari se smettete di dire cagate tutti quanti insieme, magari sentite qualcosa. Sull'atrio sinistro della chiesa. La campana. Sì, allora signor Poldo, la prego, percuota un'altra volta la campana sacra. Però ci sono le frecce, aspetti. Dopo percuoti ma hey, lo faccio, allontanatevi tutti dalla campana. Oh, cos'era quel rumore? Oh, questo lo un sentivo. Dono marino. Come un dono marino? Mm-hmm. No, certo, il vetro! Il sacro vetro! Ho dimenticato il piccone con Silk Touch, purtroppo. Ma penso anche quello? No. Allora con un bocchino! Come no? È uno scherzetto! È un sacrificio da fare al dio lupo! Un po' di ordine per cortesia, c'è una lorda a mandare avanti. Allora sì, dicevo, questa campana, guardate, adesso la cliccherò tutti lontani dalla campana. Oh my god. Bene, prima abbiamo interrogato il sacro spirito della campana, che era effettivamente governato dal signor Goldo, e ha detto che non è né vivo né morto. Esatto, nel ma che ne sai, Poldo, né morto né vivo? Cosa sei, laureato per dirlo? No, ho fatto il catechismo. Ma la faccio porca boia. Catechista! Don Mollo, dica. Esiste? Forse Vincenzo c'ha un po' di un russo. Antico rituale proibito per riportare in salvo. Esiste un antico rituale proibito. Se sento un'altra cosa, parola vi stermino tutti quanti. Sembra il pullman di Vincenzo. Vincenzo è addormentato. Don Berro, qual è questo rituale di cui parla? Il rituale di cui si sta parlando è l'accesso a un antico reame dimenticato pieno di fiamme e tarzanelli, in cui solitamente si tipo intrinsecano tutti quanti i porchi che una chiedo persona scusa, tira in vita. Possiamo farci intrinsecare anche noi? Ma certo, Don Franza, tempo grazie, debito. Sì. Andiamo intanto a vedere se c'è già un portale di qualche tipo. Magari vai. C'è già, andiamo a vedere. Magari già c'è tutto. Signor sì. Questo qua a me somiglia di portale. Mm-hmm. Completate il puzzle. 15 orizzontale, guarda. Fucsia. Ho la soluzione. La scambiamo da qui. Cosa sta facendo? No, signore Brande, non può distruggere uguale. Tutto. Vabbè, esatto. Fatto. Non funziona. Forse si attiva con l'acqua. O con le carote? Magari. Nel paradiso. Paradiso, raga. No. Potrebbe essere un segnale. Vado a comprare di questo materiale, lava e acqua. Ce l'ha donato il dio lupo. Ne abbiamo uno, ne mancano 18. Io non vado fino alla fine. Cosa c'è? No! Che succede? Mona che mette le TNT. Ma infatti chi è? Non lo so. No, fatti salire. Nel box, sei finito, nel box. Stava le strade. Piazzatela. Cazzo. No! Procurare un zombie, Rax, Sandy, Bloody Sunday. Punto. Assurdo. Il nether. Seguitemi, fedeli. Oh mio presto, Dio. Presto. Tutti dentro. Abbiamo il nether. Sì. Veramente buio. Wow. Assurdo. Ho già ucciso un maiale. Ho vinto io. Ma questo posto è orribile. C'è una casa. C'è una casa. Come c'è una casa? Si fosse cagato addosso. C'è Mario. Siamo letteralmente in Neo. È il venditore del McDonald's. L'ho ucciso Franzo tempo fa. Franzo, c'è il corriere. Andiamo. Scusi, chi è il corriere? Cosa sei tu? Oh! No, l'hai tirato giù te. Non mi guardare. Ho sentito una cosa bruttissima. Senti. Senti, bravo, atomico! È l'urlo del Sium! Steve! Oddio! È colto! È bruciato! Sta dormendo, qualcuno lo svegli! Io mi allontano! Guardate la foto! Che cosa? Qualcuno svegli! Ma che è sta roba? Ma non sta benissimo. L'urlo del bro. Ragazzi, ho trovato un letto, lo metto qua, Ciao Goldo. Ma si può dormire quindi. Eccolo. Aiutami, prego, le mie gambe. Le mie gambe. Chi è questo sopra di me? Toccamelo. Ma che cos'è?
Hai imparato nuovi bra. Hai imparato nuovi bra, però. Mamma mia. Questi mesi una botta in testa, figa, c'è bisogno. Cioè, non si capisce un cazzo. Hai l'armatura tu? No. Ok, allora mi farei da scudo, Io? Comunque hai... funziona al contrario. Ma no, qui. Ti dico... qui forse funziona al contrario, signor Muso. Ciao, ragazzi. Beh, qui siamo nel sottosopra, quindi c'è... Ciao, amici. Ciao. 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 Addio. Io cazzo, arrivederci. Ci sono Grazie del Nether. Ma perché il portale è rosso? Ma cosa si fa qui dentro? Non si fa niente, è finito. E posso prendere qualcosa? Prenderò questo blocchettino. Buono quel broccoli. Cazzo, è vero? Cos'è quelli bianchi lì? È quarzo. E il quarzo è buono? Il materiale più raro del gioco. Signoria Vic, mi faccia un ponte. Io tornerei tipo indietro. No, a però. Scusi, mi sta chiedendo di lavorare per lei? È gratis? No, assolutamente, verrà ripagata. Non ho capito proprio niente. No, ma verrà ripagata. Da solo. Si faccia il ponte da solo. Ma io non sto solo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vada, vada, vada. Ma non mi bastano i blocchi. Fa niente. Perché è diventato un venditore ambulante? Vede, si deve essere veloce a fare le cose. Assassina! No. Lei cosa fa? Esplora o se ne va via? No, non lo so se esploro, non Venga. Sono molto pronta. Neanche io, è il momento ideale. Ok, ho pure l'inventario pieno. Meglio ancora, cazzo. Ma cosa bisogna prendere nel Nether? Beh, ci sono cose importanti come il quarzo. C'è l'altro materiale che è illuminato, che è il materiale che si chiama glowstone. Ovviamente poi nel Nether esiste anche la Nether Relay. Non è sride? Il materiale è molto importante. How can I recognize? I can accorrere Margarita? Margarita? No, how can I recognize Netherite? Devi scavare un po', scendere giù, vedere blocchi strani che si sono marroni, un po' marrone cacca, e poi vedere, magari lo scavi, è un po' duro e vedi che è quello. Esaustiva è stata. Ok, andiamo. Arrivo. Vado avanti le. Vengo con te? Pronto? Sì. Vai. No, aspetta, non di qua magari. Mi fido di lei. Pronto? Ci sono. Okay. 3, 2, 1. Wow. Yes. Cos'è quella roba bianca? Allora, l'obiettivo, prendiamo il quarzo, scendiamo là sotto ancora. Dici che moriamo se cado da qui? Sì. Te lo dico subito. No! Dobbiamo stare attenti. Ma questo qui è una statua di Nomino? È bello. Prova a salire qua sopra. No, e tu vuoi fottere me, cazzo, eh? sì, t'ho visto te, cazzo. Ok, io ho finito il cibo, non possiamo andare lontano. Meno che non andiamo qua, da qualche parte, o uccidiamo i cinghiali. Ci sono i cinghiali? Okay. Sì, dovrebbero esserci dei cinghiali pazzi assassini. Andiamo dai pazzi assassini, cinghiali. Là c'è una fortezza cinghialosa. Se andiamo lì, moriamo, 100-100. Allettante come proposta. Io direi magari di mettere giù, prendere un po' di cibo e poi ritornare qui. Cosa? Che cazzo è quella roba? Lo picchiamo? Vai, proviamo. No, questo no. Questo ci ammazza. Ma guarda che carino, che faccina carina che c'è. Andiamo, ok, possiamo provarci. Ok, però. ok. Faccina carina mica tanto. Ma se lo guardo dici che mi pusha? Pusha, sì. Aspetta che ci penso. Scalamuro. Ma fa malissimo. Ok, sono piccoli, adesso. È più facile picchiare i piccoli. Vieni sì, qua. Sì, tu prenditi due e io altri due. Oddio, ma sono... Ma quanti cazzo sono? Disintegrati. Ok, facile. Okay. Ah! Perché gli attacca? Attacca perché? Ma perché ci attacca? Questo non me l'avevi detto! Sì, ti avevo detto che c'erano altri cinghiali cattivi. Oh, Tearless! Ok, ok, non credo. Siamo arrivati da qui. C'è il muso. Siamo persi ed è colpa sua. Ma non li possiamo mangiare sti funghetti. No, fanno male i funghi. E se li mangio cosa mi succede? Muori. Ok, allora no, facciamo le persone. Ecco, torniamo giù, venga. Oh cazzo. Cos'è? Andiamo veloce o dobbiamo nasconderci subito. Ok, finché non ci vede siamo tranquilli, vero? Mi sa che ci ha visto. Ma no, dici? Ok, di qua. La vedo la T, la vede lassù in alto. Oh, è vero. Gliel'ho detto che ero topografo, né? Cosa c'è scritto? Ok, non so leggere lo spagnolo, quindi se la legge no, lei. Infatti, andiamo. Vada. Oh, che bella vista. Ma perché siamo qui? Ma noi non eravamo qui, vero? No, infatti il portale era là dentro. Ma perché hanno rotto questo? Aspetta, dobbiamo...
dobbiamo riaccendere questo. Ah, qui sotto, qui sotto forse c'è un blocchettino. Aspetti. Sì. Non me lo fa prendere. Ok, l'ho preso, preso. Ok, dobbiamo spaccare l'altro. Ok. Siccome lei è il piccone in diamante, può rompere almeno un blocco. Anzi, dovremmo romperlo tutto, però io non la posso aiutare. Ci penso io, anche senza cibo, ci penso. Allora, io vado a prendere del cibo se vuole. Allora sì, mi ritroverà qui tra i prossimi 30 giorni, credo, probabilmente. Va bene, vado. Oddio, che paura! Allora... un piccolo pensiero da parte del dio lupo. La chiesa mi ha dato delle carote, delle patatine. Che bello il dio lupo. Pregherò per sempre il dio lupo. Torre ripulita, sia lode al dio lupo. Ma hanno ripulito la torre. Lode al dio lupo. Salve, signor Muso. Eccoti. Andiamo. Pronto? Ma hai degli occhiali, hai messo? Sì. Cazzo, ecco, wow! Sono pronta per andare in missione. Eh no, io sono sempre vestito da... Vabbè, vai. Sempre elegante, vabbè, sì. L'importante è che hai l'armatura. L'importante è che uno dei due abbia il cazzo e quella sei tu. Andiamo! Cosa ci serve? Un'esplorazione facile, leggera, veloce... Cioè, con quella tuta non mi puoi dire cose leggere, eh? Aspetta, dov'era quella zona? La fortezza! Ok. Ho fatto la strada, venga. Ok, ricordati che ci sono quelli... Ci sono i brutti, che sono veramente brutti. Sono questi che fanno... Oh. Sì, tipo, ma sono vestiti... Hanno tipo delle armature di colore nero. E quelli ci ammazzano con un'ascia. Ma vedi che c'è già passato qualcuno. Qui c'è già passato qualcuno. Ah! Qui hanno già passato qualcuno. Già. E se noi andassimo dritto? Siamo passati in mezzo alla struttura. Noi dobbiamo entrare dentro. Oddio, mi sono cagato addosso. Mi sono cagato addosso. Attento! Muso, non faccio più niente, ok? Prego, vada a lei. Via. Chiudi. Questo è un pillar, l'hai fatto tu? No. Ha sentito. Ma chi hai ucciso? È bruciato. Ok, se non troviamo niente dentro, do fuoco veramente a tutte le creature viventi che ci sono là dentro. Mi aspettavo una dichiarazione di guerra più cattiva. No, questo mi è già venuto. Ok, siamo forse quasi saliti su, guarda. Qualcun altro è già stato qua. Ma scendiamo qua un attimo. Senza... Ah! Are you crazy? Sforzo! Stai attento. Secondo me qua non c'è niente, basta. No, ci lanciamo di sotto con la barchettina? Sì. Let's go. Mi fido, Speriamo di scendere dritti e non tipo destra o sinistra. No, no, è impossibile scendere storti. Nice. Se loro sono venuti da lì, noi andiamo da qua. Allora, attraversiamo magari qua in mezzo e scendiamo a destra. Secondo tu è il piccone più fico, sì. Magari scava tu. Faccio un buco dritto? Vediamo se arriviamo da qualche altra parte. Non sto capendo niente io se sto scavando. Oh mio Dio, non vedo niente. Oh mio Dio. Cazzo, eravamo velocissimi. Stupendissima, vieni qui, bastardo. Ma allora. Cazzo, mi ha quasi tolto tutta la vita. Andiamo qua dritti? Vedo del rosso. Che ti avevo detto? C'è stato qualcuno secondo te? No, eccoci sulle casse. Ok, uno apre la cassa. Sì. L'altro copre le spalle. Sento delle voci. Porca puttana. Siamo attenti. Il nome di un giocatore francese. Ho già fatto fortuna 3 in un piccolo di diamante. Ma c'è Vic, quel moto, scusami, non mi sembra carino. No, è sopra Vic. Guarda. Ho sentito delle urla. Che fate nella nostra cosa, ehi? Non è nostra, venite pure, tranquilli. Ah. Com'è la situazione? È pericoloso qui? No, tranquilli, abbiamo appena ripulito tutto. Ma avete ripulito tutto? Muso, posso fare una cosa? Tutto? Mi sa che le casse sono condivise. Le casse le puoi vedere lo stesso. Muso? Sì, le casse sono condivise. Oggi non me la sono ancora presa con te, quindi... Ma mi stavi facendo volare? Ma non ti ho neanche toccato io. Signorina Vic, continuiamo per la nostra strada. Questi, no, comunque, sì. Questi guasconi sono pericolosi. Lascia stare Muso, siamo in pace con lui. No, ma manco per divertimento personale. Okay. C'è un'ascia d'oro con fortuna al 3. Wow. Se volete, c'è una fortezza un po' più avanti. Se volete, ci vediamo lì dopo. Ma io ho appena capito che adesso le ceste sono condivise. Cazzo, pensavo di essere fortunato. No, Muso. Fuck you. C'è un'altra cassa qua sotto. Ok, vai avanti prima te. Prima di signorina. Non c'è un cazzo. Sono i blocchi d'oro che va bene. Sciozzovara, che roba. Ma sei tu quella? C'è la fortezza del Nether. E come facciamo ad andarci? Tagliamo qua a sinistra. Ci penso io, venga. Faccio una bellissima T. Sì. Però questa la faccio più T.
Sì. Mamma mia. Qui c'è, possiamo collegarsi a Fortezza? Let's go, siamo arrivati. Sì, si vola. Ma ci saranno... No, ci sono già passati persone. Sì, ma con quale velocità? Eccolo. Ci sono i Blaze, occhio. Che bastardo. Lo andiamo a picchiare. Oh. Che cacchio ridi? C'è qualcun altro qui? Veloce, sempre noi. Hi guys. È pericoloso qua, eh? Posso romperlo? Vieni, guarda, Muso, vieni qua dentro. No, guarda cosa succede. Non romperlo. No, no, non romperlo. Porca troia, ragazzi. Che succede? Chiudete. Vabbè, ma se la sanno cavare. Uno non ha i capelli. Che cazzo, io sono qua. Ah, allora sono morto. Ah, stronzo. Oh, c'era una pace tra di noi. Ma perché mi hai picchiato? Ma tu hai picchiato me? Io non ti ho picchiato. Metti sul ferro. Ehi, Muso, che cazzo fai? Hai picchiato il mio compagno. Mi avete picchiato voi? Muso? Non sono stato io a picchiarti. Questo è un tentato omicidio, vi siete resi conto, vero? No, vabbè, torniamo in guerra così? No, pari. È la colonna della fortezza, è tutto. Tu l'hai fatto con me, io l'ho fatto con te, siamo pari?